certe non verità nel caso Marò? Beh, guarda, la prima grande verità, che in realtà è stata detta più volte da loro stessi, è che non sono stati loro a uccidere i due pescatori. Uno deve anche chiedersi come mai l'India in 3 anni e mezzo non li ha mai processati e neanche rinviati a giudizio, perché le prove che hanno raccolto manipolandole, falsificandole, sono delle prove che non consentono di fare un processo. Uccidere i due pescatori è stato qualcun altro, forse addirittura la stessa guardia costiera indiana, che per nascondere le sue responsabilità ha accusato i nostri fucilieri di marina di qualcosa che non avevano fatto. Il primo a non credere, a non sollevare la bandiera dell'innocenza per timore che irritasse un cliente importante negli affari è stata l'Italia, e adesso questo vuol dire che con l'arbitrato si dovrà andare avanti altri 2 anni prima di arrivare, e quindi alla fine saranno almeno 6 anni, avere un processo nel quale dovunque si tenga processo, che sia India o sia Italia, non potrà che emergere una verità che per chi ha studiato i fatti è lampante, ed è il fatto che i due fucilieri di marina sono innocenti. Che impressione ti ha fatto questo auditorium pieno per gli 80 anni del gruppo ANA di Talmassons? Che cosa vuol dire? Guarda, vuol dire che c'è una, forse può sembrare paradossale parlando di militari, di ex militari che hanno nel cappello alpino il loro simbolo, che la società civile è molto forte, molto viva, no? Qui andiamo oltre la politica o la cultura alta, o, abbiamo il senso di persone che vogliono interessarsi a quello che succede, vogliono capire, vogliono giudicare, vogliono tenersi stretti anche gli uni agli altri, no? Perché io penso che gli alpini sono un bene per una società, sono una specie di spina dorsale, no? Al quale, perché è presente che dietro ci sono poi le famiglie, ci sono i loro figli, sono, è come un corpo di insegnanti, no? Perché mandano un messaggio per come si comportano sul lavoro, per come si comportano nelle catastrofi, per come si comportano in occasione di una gara podistica, per come si comportano nella protezione civile, cioè sono un bene prezioso. Mi mette solo malinconia pensare, insomma, che fra 50 o 60 anni ce ne saranno inevitabilmente di meno. Perché non interessa, mediaticamente parlando, questo caso? Perché dà fastidio, perché non ci fa bella figura alla destra, non ci fa bella figura alla sinistra, non ci fa bella figura al centro, non ci fa bella figura alla classe politica, non ci fa bella figura i vertici della Marina Militare, non ci fa bella figura l'informazione, e quindi è una storia che, come certa polvere, è meglio mettere sotto il tappeto. Prima hai parlato della mancanza di plastici di Vespa, anche in quel caso silenzio, basso profilo? Sì, ma io ho citato Vespa, ma potrei dire tanti altri giornalisti che stimo quanto Vespa, che sono da Travaglio a Floris, da Salvo Sottile a Enrico Mentana, cioè, parlo di persone che spesso sono anche amici, che stimo, però su questo tema, diciamo, sono tutti molto prudenti. Caso Regeni tira invece di brutto. Beh, lì c'è un'identificazione più facile, diciamo un simbolo molto accessibile, no? Perché tutti abbiamo dei figli, è difficile non identificarsi, insomma, in una sofferenza di un genitore, perché ha un sorriso e un comportamento che sembrano la faccia e il comportamento dell'innocenza, tanto che prudentemente tutti diciamo, beh, forse era un po' ingenuo, se uno non ha il diritto di essere ingenuo quando ha 28 anni, quando può essere ingenuo? E quindi sembra, diciamo, inevitabilmente l'eroe predestinato di una mobilitazione per la quale l'Italia sta minacciando sul piano diplomatico di fare fuoco e fiamma. E due fucilieri di marina invece sono due militari,
zitti, ligi alle consegne, mai si sono fatti intervistare, non sono mai andati in televisione a dire quanto gli manchino i figli o quanto né a poter urlare la propria innocenza. E in questo paese molti basta vestire una divisa per essere un po' sospetti, no? Non, è la nostra storia questa. In America o in Gran Bretagna tu puoi essere con Obama o contro Obama, con Cameron o contro Cameron, chi veste una divisa rappresenta tutti quanti, rappresenta una comunità, non rappresenta una parte politica o il governo di turno. E poi ci sono anche cittadini serie C, come qui quattro lavoratori italiani sequestrati in silenzio per 8 mesi in Libia, 2 morti in circostanze, la vedova di uno di loro ha con rabbia reclamato la verità, Amnesty International non ha fatto nessun striscione verità per Failla, nessuno ha minacciato, Gentiloni è andato a Tripoli dal nuovo governo che si è insediato, non ha detto vogliamo un dossier su come è andata la morte. I lavoratori emigrati, forse si fosse trattato di giornalisti o di volontarie, probabilmente sarebbe stato molto più clamore. Senti, concludendo, tu stasera hai offerto tanti dettagli, ma sei stato così bravo Tony Capuozzo, chi doveva indagare, perché non ha indagato? Perché non volevano indagare, perché indagare avrebbe voluto dire India stai facendo il gioco delle tre carte, e questo avrebbe comportato discutere animatamente, farsi rispettare diplomaticamente, richiamare l'ambasciatore, fare quello che in altre occasioni si sta provando a fare. Era meglio dire ma sì, in fondo tanto mica vi condannano a morte, tanto mica vi ha messo con i ceppi nel buio di una galera, vedrai che si risolve, perché volevano fare tarallucci e vino. Dopo 4 anni siamo ancora qua. Che ne sarà? Ci vorranno almeno altri 2 anni perché si arrivi a processo, dovunque si tenga processo secondo me saranno assolti, perché è la verità delle cose, perché è quanto emerge non appena si studi quello che è successo quel giorno nell'Oceano Indiano. C'è da augurarsi che prima che siano trascorsi 6 anni la Corte Permanente dell'AIA o un accordo, su cui non spero perché non mi sembra stia lavorando in questo senso, tra i due governi italiano e indiano, conceda a questi due almeno una libertà provvisoria. Che valutazione dà a tutta questa partecipazione per la presentazione del libro di Capuozzo? Ma le parole finali di Capuozzo sono state molto significative, quando lui dice che abbandonando i nostri marine, che lui dice che sono innocenti perché hanno fatto il loro dovere, si dà un messaggio al paese, alla nostra comunità, che il senso del dovere non è più qualcosa da seguire, non è un valore, e questo rischia di essere così un insegnamento che fa delle nostre comunità, del nostro paese, un paese debole. E invece il fatto che lui comunque abbia ricercato con passione le motivazioni per cui ha dimostrato anche nel libro che i Marò sono di fatto innocenti, vuol dire che c'è una luce di speranza, e quindi c'è qualcuno che non si ferma alla verità raccontata o a quella di comodo, perché questa è la verità, il paese ha abbandonato i Marine e i Marò anche per un problema di comodo economico nei confronti dell'India, e quindi finché c'è gente che studia queste cose il messaggio è sicuramente positivo. E poi vedere tante persone, quasi 250 persone che a Talmasson sono venute ad ascoltarlo, vuol dire che c'è anche una comunità che ascolta, che è attenta, che non si accontenta delle verità ma viene a seguire le persone che appunto con passione, con intelligenza, con scrupolo la ricercano veramente questa verità. E l'augurio finale, speriamo che anche a iniziative di questo tipo arriva un forte messaggio al paese per cui recuperi il senso dell'onore, della dignità e riporti qui i Marò che ormai da 4 anni sono in India. Senta, lei rivolgendosi ai suoi concittadini ha detto siate curiosi. Sì, è quello che è l'insegnamento dell'incontro di oggi, cioè non bisogna accontentarsi, bisogna avere il senso critico, bisogna non bere dalla fonte che ognuno ci fa bere, ma bisogna appunto ricercare tutte le condizioni di verità per arrivare poi alla verità vera, insomma. E quindi per fare questo bisogna essere curiosi, non bisogna farsi plagiare magari da
quello che dice la televisione o da quello che è una lettura iniziale superficiale. Bisogna approfondire e per approfondire ci vuole la curiosità. È un evento per salutare una 3 giorni che si celebra appunto in questo fine settimana, 80 anni di alpini, di alpinità Talmasson. Sì, è una grande soddisfazione poter essere insieme al mio gruppo di Talmasson a festeggiare questo traguardo importante. Anche qui i valori degli alpini, anche oggi Capozzo ha ricordato che i Marò hanno grande stima proprio degli alpini e dei carabinieri, che non li hanno mai dimenticati. Allora questo binomio è un binomio vincente. Domenica, oltre al nostro gruppo, ci sarà anche la adunata della sezione di Udine, quindi aspettiamo tantissimi gruppi, fratelli e sorelle, insomma, del nostro gruppo alpini, e ci saranno tante persone, ci sarà, ecco, tanti valori, anche la riflessione per recuperare quei valori di solidarietà che gli alpini incarnano da sempre.